Oggi per Psyche in Puglia ci troviamo a Castellana Grotte nella chiesa del Purgatorio per l'arte presepiale con l'amico Stefano Conte, ideatore e costruttore di queste statue e presepe che abbiamo alle nostre spalle. Stile napoletano, ci vuoi raccontare quello che metti nel fare queste statue? Ringrazio soprattutto Psyche in Puglia per la loro presenza e la ripresa di questo presepe realizzato dal sottoscritto. Mi avevi chiesto cosa ci metto. Per realizzare queste opere bisogna comunque metterci passione, se non c'è quella non vai da nessuna parte. Parliamo un po' della storia del presepe napoletano. Ovviamente il presepe napoletano ha molti significati, ogni scena rappresenta una storia, un qualcosa che è successo nel tempo. Iniziamo dalla Natività che si trova in alto. Perché si trova in alto? Perché la Natività offre riparo, diciamo che sarebbe il grembo materno che offre riparo al bambino, ai pastori e agli animali, ed è il confine tra la vecchia e la nuova luce. Stefano, che materiale utilizzi per la realizzazione di tutto questo presepe? Il materiale che ho utilizzato per quanto riguarda la scenografia è sughero, legno. Per quanto riguarda invece i pastori, sono realizzati in creta. Io realizzo testa, mani e piedi, poi li monto su un corpo in ferro filato rivestito in canapa e i vestiti sono praticamente realizzati a mano, praticamente sartorialmente. Per quanto riguarda i particolari, vediamo che la frutta è realizzata in cera precolorata, i panarelli sono in paglia, intrecciati in paglia, il pane è il pane vero, praticamente è stato realizzato con la farina normale, però con una tecnica, non con il lievito, perché va male, alla fine si rovina, ma soltanto farina e acqua. Thank you.
Da quanto tempo hai questa passione per realizzare i presepi e quanto tempo ci impieghi per realizzarli? Questo in particolare, quanto tempo ci hai impiegato? La passione ce l'ho sin da bambino. Per realizzare un presepe dipende comunque dalla grandezza del presepe e dal tipo di struttura. In questo qui in particolar modo ci ho impiegato tra struttura e statue più di un anno. Stefano, raccontaci quest'angolo del presepe. Quest'angolo del presepe rappresenta la taverna. La taverna del presepe napoletano rappresenta i peccati di gola, la lussuria, ci stanno gli ubriaconi, ci stanno la gente che balla, la gente che mangia, il passatempo. Poi in alto potete anche notare un'edicola votiva, che è anche questo un particolare del presepe napoletano.
Ringraziamo per il Psyche in Puglia la disponibilità di Stefano Conte. Ringrazio voi di Psyche in Puglia per le riprese, vi auguro buone feste a tutti quanti. Questo presepe comunque è visitabile tutti i giorni dall'11 dicembre fino al 6 gennaio, dalle 17:30 fino alle 22 di sera nella chiesa del Purgatorio, sempre qui a Castellana. E poi sarà visitabile anche la sera dei Falò, che è dell'11 gennaio praticamente, la ricorrenza dell'11 gennaio. Iscrivetevi al nostro canale e sai che in Puglia può coinvolgere o interessare anche te.